Ciao a tutti, io sono Magicolo e il gioco di oggi è Boppin. Boppin è un videogioco rompicapo sviluppato da Accursed Toys e inizialmente pubblicato su Amiga attraverso Karmasoft, in seguito è stato convertito per sistemi MS-DOS e pubblicato da Apogee Software. I due protagonisti, Yet e Boik, sono due personaggi di videogiochi che abitano in un universo parallelo chiamato Arcapaedia, creato e tenuto in vita dai sogni dei loro fan. La trama segue diverse sottostorie a seconda dell'episodio, riconducibili al fatto che degli orsetti chiamati Unibuns vuole eliminare i cattivi dei videogiochi. Il primo episodio della versione MS-DOS era distribuito in modalità shareware, mentre gli altri erano a pagamento. Il quinto episodio permette di giocare livelli creati con l'editor interno, incluso con la versione registrata. Esistono finali diversi, visualizzati a seconda delle azioni eseguite durante i livelli. Lo scopo base di ogni livello è quello di lanciare dei blocchi, creati da un generatore, contro altri dello stesso tipo, che in questo modo esplodono. I blocchi vengono lanciati ad un angolo di 45 gradi e possono essere fatti rimbalzare contro dei rifrattori. Se il blocco non colpisce un altro uguale, oppure esce dal livello, il giocatore perde una vita. Esiste anche la possibilità che il blocco vada in un ciclo infinito di movimento. L'unica soluzione è quella di perdere volontariamente una vita. Inoltre, a seconda della forma che compongono dei gruppi di blocchi, si ottengono bonus aggiuntivi o si liberano dei mostri rapiti dai Unibuns. Esiste anche una modalità a due giocatori. In questo caso appaiono due blocchi a vita e vince chi ottiene un punteggio maggiore. Boppin contiene qualche scena di violenza grafica. Quando il giocatore perde tutte le vite, lo sprite del protagonista si suicida. In alcune versioni il gioco venne censurato, anche se attraverso una riga di comando era possibile ripristinare l'originale. Oh.